Buon pomeriggio a chi c'era stamattina e ben trovato a chi non c'era. Abbiamo fatto una bella 6 ore di full immersion in materie economiche. C'è una quantità di contributi scritti su cui possiamo fare 3 manovre finanziarie e questo è un bene perché non mancano le proposte, consulenti del lavoro, piccole imprese, Confagricoltura, Confederazione dei Medici, Conservizi su acqua, rifiuti. Faccio un riassunto delle proposte raccolte, dei 45 soggetti al tavolo. Noi preferiamo sempre, è più lungo, è più faticoso, fra virgolette, però è bello alternare la voce del sindacato a quella dell'industria, a quella degli ingegneri, a quella degli agricoltori, a quella della logistica, a quella dell'associazione delle banche, agli assicuratori, agli artigiani. Quindi dal confronto nascono sempre idee positive. Partiamo da alcuni spunti critici, perché vabbè, sarebbe autocelebrativo raccontare dei ringraziamenti, perché in seguito alla prima convocazione poi sono subentrate tutta l'altra serie di convocazioni, quindi meglio una in più che una in meno. Tanti rilievi al decreto dignità, al lavoro somministrato, al tempo determinato, ai voucher, all'articolo 10, e quindi su questo ci facciamo carico di chiedere delle modifiche vista l'inefficacia di alcuni passaggi, così come sui PIR, sui piani di risparmio che non permettono l'accesso al credito da parte di tutte le sigle, ma tutte i 45 penso, però poi se volete sentirli voi, sentiteli voi. Un salario minimo imposto per legge significherebbe una riduzione di diritti, stipendi e tutele per tutti i lavoratori, e quindi è arrivato un no unanime da parte di tutte le associazioni presenti al tavolo, perché dicevano dal loro punto di vista giustamente ci sono dei contratti nazionali assolutamente tutelanti, un conto è combattere i contratti pirata o lo sfruttamento, però se tu metti per legge un salario minimo 8, 9, 10, quello che sia, il giorno dopo ci sarebbe il rischio fuga dai contratti nazionali collettivi da 12, 13, 14, perché tutti avrebbero convenienza a ribassare. Quindi per aiutare qualcuno si danneggerebbero milioni di lavoratori. E questo è il parere unanime sia dei sindacati che di tutte le associazioni piccole, medie, grandi, piccolissime e grandissime. Quindi evidentemente una riflessione qualcuno la dovrà fare. Problemi sono emersi anche sulla politica di mancata valorizzazione dei rifiuti e sulla politica di mancata valorizzazione del settore idrico. E anche qua dovremo parlare con gli alleati, perché evidentemente sono dei rilievi fatti sia ai no del Ministero dell'Ambiente che ad altri progetti che a detta degli operatori porterebbero più danni che benefici. Unanime la richiesta di infrastrutture, quindi sia la TAV è sostanzialmente condiviso da tutti i 45 soggetti intorno al tavolo, ma non solo, alta velocità al sud per unire il paese, porti, aeroporti, strade, autostrade, pedemontane, viadotti e quant'altro. C'è una disponibilità a ragionare di deficit per usare questi soldi per investimenti, opere pubbliche, taglio delle tasse, quindi fortunatamente non è una parola che spaventa. Abbiamo presentato le nostre proposte di semplificazione sui bilanci, sul 770, sull'eliminazione della TASI, sul superamento di alcuni adempimenti burocratici. La metà degli interventi, anche se non era oggetto ovviamente mirato del confronto, si sono soffermati anche sui tempi della giustizia, ringraziando la Lega e il Ministro Buongiorno per la posizione ambiziosa, efficace, energica e coraggiosa di una riforma vera dei tempi della giustizia e non di una riforma blanda. Alcune critiche e perplessità sono emerse sul reddito di cittadinanza, che disincentiverebbe la ricerca di lavoro in alcuni settori.
In tanti operatori, sia del pubblico che del privato, hanno chiesto il superamento di alcune fattispecie di presunto reato come l'abuso d'ufficio e il danno erariale. Su questo la posizione della Lega è nota, che sta ingessando non solo la pubblica amministrazione ma anche tante imprese del privato che per paura di sbagliare, nel dubbio, non fanno, non firmano e non partono, e quindi è un paese fermo. Siamo impegnati a rifinanziare con il doppio i soldi per i comuni per interventi di piccole e medie manutenzioni che si sono dimostrati efficaci, con 1 miliardo di euro, 2 miliardi di euro per la sistemazione straordinaria di scuole e strade di competenza provinciali. Poi è fondamentale un piano edilizio di riutilizzo del territorio, di rigenerazione urbana, e qua anche su questo 5 Stelle devono superare i loro no. Perché o si interviene per efficientare il vecchio e per far ripartire il settore edilizio, oppure ogni ipotesi di ripresa è puramente fantasiosa. La richiesta di rivedere il codice degli appalti, anche qua una richiesta della Lega da mesi in sospeso. Interessanti discorsi su come riavvicinare il credito alle piccole e medie imprese, un impegno che ci è stato chiesto e che ritengo assolutamente morale è quello di andare progressivamente a togliere l'IMU sugli immobili inagibili, sfitti o occupati abusivamente, perché insomma pagare la tassa su una proprietà di cui non disponi, in cui non puoi vivere e che non sei in grado di affittare è veramente la tassazione del nulla. Poi siamo entrati nel merito della mancanza di medici, qua più che togliere il numero chiuso alle facoltà occorre togliere il numero chiuso alle specializzazioni, evidentemente, quindi ne parleremo con il ministro competente, così come mancano 15.000 autisti e il responsabile dell'associazione dei trasporti diceva che col servizio militare c'era una sorta di formazione gratuita e di massa di patenti anche per mezzi commerciali che è venuta meno, quindi sono spunti che probabilmente a un tavolo ufficiale e laccato difficilmente vengono fuori. Noi però siamo stati lì 6 ore a parlare anche di questioni apparentemente semplici, poi però autisti, pediatri, piani di accumulo del risparmio, voucher, perché non puoi eliminare certi tipi di lavoro, significa solo incentivare il nero. Quindi abbiamo del bel lavoro da fare e quindi ci siamo portati a casa tutti. Gli operatori ci hanno chiesto velocità, quindi questo è quello su cui ragioneremo nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Il lavoro sarà utile comunque, una buona idea applicata in ritardo non è più una buona idea, e quindi ribadisco che è il momento del coraggio, dell'energia, della determinazione e dell'unità di intenti. Se ci sono queste volontà univoche è un buon segno, se manca anche solo una di queste caratteristiche e il litigio prevale sulla costruzione, il problema c'è e si pone. Questo è il riassunto, avrò sicuramente dimenticato molte altre cose, però perdonatemi, dopo 6 ore un minimo di stanchezza penso che sia concesso. Se ci sono domande, sì, rispondo volentieri. Allora iniziamo con Elisa Santarelli, prima pagina. Eccomi. Buonasera Ministro. La domanda riguarda il decreto sicurezza bis diventato legge. Tanti gli interventi e i punti su cui avete lavorato, e vorrei sapere però a che punto è il nodo centrale dei rimpatri, se secondo lei insomma è il caso che diventino più consistenti, a che punto sono le relazioni diplomatiche con i paesi di provenienza. E come intende affrontare in maniera più incisiva la problematica degli sbarchi fantasma? Grazie. C'è un gruppo che ci sta lavorando in questo momento, quest'anno la nazionalità di maggior presenza allo sbarco è quella tunisina e anche la terra di maggior numero di partenze è la Tunisia.
E quindi sono in corso frequenti e costanti contatti con le autorità tunisine che hanno sopravanzato, fra virgolette, il problema libico, sia come punti di partenza che come persone in arrivo. Noi con la Tunisia organizziamo due charter di rimpatri settimanali, stiamo lavorando per avere più elasticità di manovra, stiamo pur sempre parlando. Ecco, non ci sono sbarchi fantasma, ci sono sbarchi organizzati o sbarchi rintracciati. Chiunque metta piede sul suolo italiano con la barca a vela, con la barca a motore, col barchino o col barcone viene preso e identificato. Quindi stiamo parlando ad oggi di circa 4.000 persone a fronte delle 19.000 dell'anno scorso. Quindi fortunatamente il trend è in fortissima diminuzione, meno 80% rispetto all'anno scorso, meno 96% rispetto all'anno prima. È chiaro che sono comunque 4.000 persone che sono arrivate illegalmente. Stando alle statistiche delle commissioni sul riconoscimento d'asilo, in questo 2019 le domande respinte sono il 74%, quindi i numeri mi sembrano evidenti. Stiamo lavorando con la Tunisia direttamente, bilateralmente, perché ci sono già buoni rapporti, con altri paesi, cito il Pakistan piuttosto che la Nigeria o la Costa d'Avorio. Aspettiamo l'insediamento della nuova Commissione europea, perché lì ci sono da rinnovare alcuni accordi commerciali a cui porremo come clausola la condizionalità di riammissione dei propri immigrati clandestini, perché come singolo paese ci stiamo lavorando con qualche paese, ma ovviamente si parla di alcune decine di persone. Se lo fa l'Unione Europea a livello continentale, evidentemente ha un potenziale economico più convincente. Però quest'anno diciamo che gli sbarchi sono inferiori alla somma di espulsioni e respingimenti alla frontiera, quindi abbiamo il più davanti. Sicuramente va recuperato il pregresso di tutti gli anni arretrati. Decreto sicurezza bis fornisce qualche elemento in più, non per vietare i salvataggi in mare, questa mi sembra una sciocchezza evidente, ma per costringere al rispetto delle leggi nazionali e internazionali. Se il porto di approdo più vicino e sicuro è la Tunisia o è Malta, non si capisce perché uno autonomamente debba decidere di fare rotta verso l'Italia. Quindi è semplicemente questo il ragionamento che abbiamo fatto. Alberto Sofia, fattoquotidiano.it. Salve Ministro, restando sempre in rapporti con il Nord Africa, ci può spiegare quali sono i suoi rapporti con il lobbista del re del Marocco, Kabashi, se sapeva che nel 2016, dopo il vostro viaggio, lei con Savoini, una delegazione leghista, ha incassato 6 mesi dopo 150.000 euro in contanti dallo stesso Kabashi? Ha mai indicato Savoini come referente per trattare di affari e investimenti con i paesi all'estero? Non sapevo, ne so di soldi in contanti dati a Tizio, dati a Caio. Io andai in Marocco a incontrare ministri e governatori, quindi cosa che ho fatto in Tunisia piuttosto che in Libia e ovunque sia andato nel mondo, incontrando autorità di governo per parlare di politica, per parlare di business come paese Italia, ovviamente non come soggetti singoli, poi sperando che aziende italiane abbiano fruito di questo canale aperto, come ho fatto in Tunisia, come ho fatto in Polonia, come ho fatto in Ungheria, anche con aziende di Stato, con aziende dell'agroalimentare, con aziende del settore energetico. Questo ho fatto, questo faccio, questo è il mio mestiere, gratuitamente evidentemente, al massimo mi hanno offerto una cena o un pranzo, non di più. Ricordo quel viaggio, ricordo che stavano lavorando all'alta velocità più velocemente loro di quanto non si facesse in Italia, dove sulla TAV stiamo ancora discutendo. Poi però onestamente non so di eventuali rapporti commerciali, economici, personali, di cui evidentemente non ho dato mandato, però mi sembra una storia bizzarra anche questa, sui soldi dati in contanti a Tizio, Caio, non ne sono a conoscenza, ma come per il caso Russia ci sono indagini aperte da mesi, quindi piena e totale fiducia sul fatto che le indagini appurino eventuali irregolarità che a mio giudizio non ci sono, però io non faccio
nel giudice dell'investigatore privato, quindi sul Marocco, sulla Russia, sulla Tunisia, sulla Polonia, sull'Ungheria, sugli Stati Uniti o sulla Cina, indaghino a 360 gradi che io sono tranquillissimo. E se lei mi chiede che rapporto ha con Kabashi, io non so, guardi, mi perdoni, io i pranzi di novembre 2015 non sono rimasti nei miei pensieri, non so se qualcuno qua al tavolo si ricorda di un pranzo di novembre 2015, io ho questa, ma se mi fa vedere una fotografia magari le posso dire, ho incontrato 50 persone in Marocco, se lei mi chiede i nomi delle 50 persone che ho incontrato in Marocco a 4 anni di distanza, onestamente non sono in grado di esaudire. No, sì, ammesso e non concesso che abbia preso 15 euro, non ne ho la più pallida idea, cioè, di cui lei è certo in contanti, perfetto, va bene, per carità di Dio, le invidio le sue certezze. Quindi. Giuseppe Fonte della Reuters. Ministro, lei ha detto che occorre ridiscutere i vincoli europei, sono qui. Ah, sì. Allora, lei alle parti sociali ha detto che occorre ridiscutere i vincoli europei per finanziare i tagli fiscali che ha appena annunciato, i famosi 15 miliardi. Negoziare flessibilità significa aumentare il deficit. A inizio luglio il governo ha fissato con l'Europa un target al 2%. Quello che vorrei capire è, l'anno prossimo, qual è secondo lei il livello di deficit necessario per finanziare tutti i tagli di tasse, anche vicino al 3%? Non abbiamo dato numeri, oggi abbiamo detto che se questa revisione dei vincoli è dettata da investimenti, opere pubbliche, messa in sicurezza del territorio e taglio delle tasse, quindi a crescita e sviluppo e non a spesa corrente o assistenza, sono soldi ben spesi. E su questo sostanzialmente da tutti è arrivato un mandato unanime a dire coraggio sì, ovviamente con responsabilità, non è che uno fa il 4, 5, 6, 7% di deficit regalando soldi a chi passeggia per via del corso. Però, ripeto, alcuni interventi che non possono più aspettare, e l'ho detto stamattina e lo ripeto adesso, i 2 miliardi e mezzo per la messa in sicurezza delle scuole superiori, dove studiano 2 milioni e mezzo di ragazzi, non possono aspettare, piuttosto che un intervento sulla messa in sicurezza di ponti, viadotti e strade provinciali che non hanno manutenzione da tempo, non possono aspettare. Il taglio del cuneo fiscale, ci sono state date parecchie idee che confronteremo sia dai sindacati che dalle associazioni private di un mix di flat tax, revisione delle aliquote IRPEF e taglio del cuneo. A noi interessa che un bel po' di gente paghi un po' meno tasse, punto. Poi non sono innamorato delle formule, se si chiama flat tax, si chiama taglio del cuneo, si chiama aumento delle detrazioni, si chiama detassazione dei premi di produttività singoli e non a livello aziendale. Questo lo valutano i nostri esperti. L'importante è che a fronte di una spesa per investimenti, crescita, sviluppo e lavoro, nessuno ci ha detto, ah no, i dogmi di Bruxelles non si toccano perché sono i testi sacri. Se uno riesce a mantenere gli impegni lo fa, ma è difficile riuscire calcolando che tutti intorno al tavolo hanno chiesto, tutti, dai sindacati alle associazioni piccole, medie e grandi, ovviamente di non aumentare l'IVA, che sarebbe un'ennesima mazzata su consumi interni che sono già fermi adesso. Quindi i consumi sono già fermi adesso, se aumenti pure l'IVA, figurati. Quindi è chiaro che dovrà essere una manovra coraggiosa, efficace, responsabile, non azzardata o campata per aria, che sicuramente prevederà trattative con la futura Commissione europea, che ancora non c'è, però ci sarà, poi lei, non so dirle lo zero virgola in più o in meno, però è chiaro che se vogliamo mettere nelle tasche degli italiani soldi veri e non fare partite di giro, non puoi stare sotto il 2%, questo mi sembra evidente. Camilla Bruno, Repubblica.it. Buongiorno Ministro, io volevo chiederle di chiarire chi fossero gli uomini, fare le riprese, se sono meno uomini della sua scorta e se lei crede che abbiano agito nel rispetto delle loro funzioni oppure ci sia stata una qualche forma di abuso. Grazie. Ma mi sembra che le riprese di un minore siano state abbondantemente fatte e diffuse. Semmai mi porrei il problema del perché si facciano e diffondano immagini di un minore. Che sì, ho capito, con nome e cognome.
diciamo che ho fatto giornalista e sono giornalista in aspettativa non retribuita da qualche anno, conosco i diritti dei minori, conosco la Carta di Treviso e conosco l'etica che dovrebbe accompagnare la professione del giornalista, soprattutto quando si espongono minori. Chiaro che se pixeli gli occhi e parli del figlio del ministro, mi sembra che non occorra uno scienziato per intuire. Perfetto. No, ripeto, mi sembra che le immagini abbiano fatto il giro del globo. Abbiamo fatto il giro del globo e ringrazio e mi auguro che non ci siano poliziotti sia in acqua che in spiaggia, che mi prendo io tutte le responsabilità di qualunque tipo e di qualunque titolo, anche se non ero nei pressi. Mi sembra che il giornalista abbia abbondantemente fatto quello che voleva, non entro nel merito della opinabilità del fatto, però gli italiani sanno tutto e quindi... Guardi, non lo so e non spetta a me dirlo, visto che anche su questo ci sono indagini su tutto, sul Marocco, sulla Russia, su Milano Marittima, quindi c'è un sacco di gente che indaga, quindi aspettiamo gli esiti sempre con massima fiducia sia delle spiagge che dei soldi in contanti, che dei rubli, che di tutto il resto. Barbara Bonomi, Radio Cor. Buongiorno. La sua linea è molto diversa da quella del ministro Tria sulla manovra, evidentemente. Soprattutto diciamo sulla sostenibilità dei conti pubblici, quindi volevo chiederle che cosa ritiene che avverrà a settembre se Tria non dovesse recepire diciamo queste richieste della Lega. È impensabile fare una manovra a costo zero. Chiunque c'era oggi intorno al tavolo, agricoltori, sindacalisti, medici, ingegneri, commercianti, artigiani, Confindustria, ABI, assicuratori o trasportatori, evidentemente se vuoi fare una manovra coraggiosa di investimenti, di opere pubbliche, di taglio delle tasse, non la fai a costo zero. O sei il mago Merlino, pure giustamente dicevano i rappresentanti del settore dell'edilizia che ha perso 700.000 lavoratori negli anni della crisi, è chiaro che se per abbassare le tasse togli dei bonus per la ristrutturazione della casa o il bonus energia è una fregatura, perché mi togli 10 euro di qua e me le restituisci di là, è una presa in giro. Quindi una manovra a costo zero è impossibile e chiunque parli di manovra come il gioco delle tre tavolette, la donna vince, la donna perde, ti tolgo di qua e ti restituisco di là, non fa parte del nostro progetto di Italia. L'abbiamo detto chiaramente, mi sembra che la condivisione fosse una, però ripeto, siccome non voglio sostituirmi a 45 soggetti, vi invito a telefonare alle vostre conoscenze, ai vostri contatti per chiedere conferma di quello che vi sto dicendo. Sicuramente non è pensabile affrontare una manovra all'acqua di rosa, una riforma della giustizia all'acqua di rosa che non incide sulla vita reale. Se il PIL è fermo, o gli dai un bello scossone, oppure una manovra a costo zero, non la faccio io, insomma la farà qualcun altro. Domenico Palesse, Agenzia ANSA. Salve Ministro. Senta, io le riporto le parole dell'Avvenire, che ha definito... Dell'Avvenire. Ah. Okay. Ha definito sconcertante la sua foto di ieri con la Madonna e il Rosario. Lo so, certo. Il direttore di Civiltà Cattolica davanti al decreto sicurezza dice che faranno resistenza, invitano a fare resistenza. Cosa ne pensa? Siamo in democrazia, ognuno, fortunatamente sia i cattolici che gli italiani, che i buddisti ragionano con la propria testa, quindi siamo in democrazia, ognuno esprime il proprio pensiero. Io vado in giro con... nella cover del telefonino che mi ha regalato mio figlio, che si è rotta, con la medaglietta della Madonna di Medjugorje, spero che Avvenire almeno questo me lo permetta, senza che nessuno si scandalizzi, ognuno penso sia libero di credere e di esplicitare il suo credo senza che nessuno si offenda. Mi sembra che sia Avvenire che Civiltà Cattolica sono disinformati, non ho capito cosa vorrebbero resistere. Cioè, vorrebbero resistere al fatto che le ONG, come tutte le altre imbarcazioni, devono rispettare il diritto nazionale e sovranazionale? Ma ho visto che qualcuno riesce perfino a lamentarsi del fatto che abbiamo
aumentato le sanzioni per chi durante le manifestazioni di piazza aggredisce con caschi, spranghe o bombe carta i poliziotti. Questo non è limitarla diritto di manifestazione, non penso che una persona normale vada in piazza a manifestare con una spranga o con una bomba carta, quindi mi sembrano semplicemente disinformati, però siccome è qualche mese che mi inseguono è perché il rosario, è perché le citazioni, è perché qui e perché là siamo brutti, razzisti, fascisti, nazisti, populisti, eccetera, eccetera, poi gli italiani, cattolici compresi, mi sembra che ragionino molto liberamente, per fortuna, quindi buona fortuna sia ad Avvenire che a Civiltà Cattolica. Alessandro Marchetti, Rai News. Buon pomeriggio, Ministro. Volevo chiederle, visto che l'ho annunciato oggi, questo taglio della TASI a cui state lavorando, come verrà finanziato, visto che è un gettito comunque importante per i comuni? Un miliardo. Mi è stimato in circa un miliardo, la cubatura di un miliardo, l'hanno presentato alle parti il vice ministro Garavaglia e il sottosegretario Bitonci, con copertura in parte derivante da un meccanismo interessante che prevede il recupero dell'evasione IMU, visto che c'è una quota di evasione da una parte di tassazione sulla casa molto molto elevate, di non dichiarato, c'è un meccanismo congiunto di emersione dell'evaso per abbattere con una parte del recuperato quello che invece è alla luce del sole. E a spanne il ragionamento che vogliamo fare sulla faccia fiscale, sul saldo stralcio esteso alle società e alle imprese dopo il successo di quello fatto con le persone fisiche. Far emergere quello che oggi è sott'acqua per aiutare quelli che pagano, la ratio è questa sostanzialmente, quindi i comuni non ci smineranno evidentemente una lira, anzi abbiamo messo nel fondo comuni opere pubbliche, l'anno scorso erano 400 milioni, quest'anno puntiamo a metterci un miliardo. Buonasera Ministro, buonasera. Serena Riformato, TG La 7. Poco fa lei ha elencato una serie di critiche principalmente rivolte all'azione dei ministri 5 Stelle. Il decreto dignità già fatto, il salario minimo, la riforma della giustizia, le scelte sull'ambiente e sulle infrastrutture. Le chiedo quindi cosa condividete ad oggi, quali politiche condividete ad oggi con il Movimento 5 Stelle o se preferisce che cosa tiene insieme questo governo. Sì, attenzione, quelle che ho fatto non sono critiche mie, ma sono critiche delle associazioni che hanno parlato intorno al tavolo da stamattina alle 10, e quindi sono dall'altro punto di vista di coloro che subiscono, fra virgolette, le scelte di un governo e a distanza di mesi dicono quella era una scelta che magari sulla carta andava bene, si è rivelata un errore, quindi cortesemente chiedete di cambiarla. I ministri che c'erano lì, Bussetti per l'alternanza scuola-lavoro ha già dato lui le risposte e la ministra Bongiorno sulle assunzioni della pubblica amministrazione ha dato già lei le risposte. Evidentemente non c'erano Toninelli, non c'era Costa, non c'era Di Maio, non c'erano gli altri ministri competenti a cui gireremo, ma immagino che gliel'abbiamo detto anche quando sono andati a Palazzo Chigi. Ma io rivendico, siamo al governo da 14 mesi, abbiamo ottenuto tanti buoni risultati. Abbiamo lavorato bene per tanti mesi, sarebbe sciocco negare che da qualche settimana, anzi da qualche mese di troppo, ci sono polemiche, litigi. Oggi ho visto che insiste il ministro Costa a dire che se in campagna bruciano i rifiuti per strada è colpa mia, mi sembra surreale, perché lo smaltimento dei rifiuti non è di competenza del ministro degli interni, io posso mandare poliziotti a controllare gli impianti di smaltimento, ma o rifiuti li valorizzi e li trasformi in energia, oppure se li lasci in mezzo alla strada è chiaro che prima o poi qualcuno te li brucia. Quindi è una critica surreale, come alcune critiche dei ministri Bonafede o Toninelli degli ultimi giorni. Vediamo se sono più i motivi per cui stare insieme o, per carità, uno può riconoscere il buon lavoro fatto, mantenere rispetto personale per le persone, perché non è mai una critica personale, ritengo tutte brave persone le persone di cui ho parlato, però se si esaurisce la spinta. Oggi, ripeto, tutti intorno al tavolo mi hanno chiesto fate bene, fate in fretta, quindi se riusciamo a fare bene e fare in fretta facciamo,
Altrimenti, se dobbiamo lentamente inseguirci, rimbeccarci, polemizzare, no, faccio il ministro se riesco a fare il ministro. Io dei risultati del Ministero dell'Interno sono orgoglioso. Ovviamente l'Italia non è solo sicurezza, l'Italia è anche tanta altra roba, e sulle materie infrastrutture, sviluppo, crescita, lavoro e tasse, la competenza purtroppo non è direttamente mia o nelle nostre mani, quindi o riusciamo a incidere anche su quei fronti oppure non siamo incollati alle poltrone, questo sia chiaro a tutti. Non siamo qua per fare i ministri per il gusto di fare i ministri, se possiamo fare le cose le facciamo, se le cose non le possiamo fare bene, efficacemente, in fretta, non è che ci costringa il buon Dio a stare incollati alla poltrona. Prego. Chiedere domani la Lega come si comporterà in Senato sulle mozioni pro TAV delle opposizioni. Beh, ho passato 6 ore a sentire tutti che dicono che c'è bisogno di infrastrutture, di opere pubbliche, di tunnel, di ferrovie, di strade, di autostrade, di gallerie, di porti, di aeroporti, quindi ovviamente voteremo qualunque mozione sostenga il futuro, la crescita, il progresso, la mobilità sostenibile. E mi stupisce che nel 2019 ci sia ancora qualcuno che invece di andare avanti vuol tornare indietro. Sì, si potrebbe andare al voto anticipato? Questo me lo chiedete sempre, ogni volta rispondo. Vediamo, oggi è una bella giornata perché abbiamo raccolto, ripeto, idee per l'Italia dei prossimi 20 anni. Se riesco ad applicarle lo faccio. Se mi si dice o lo fa qualcun altro, o sicuramente non stiamo qua, no, non faccio perdere tempo a 45 presidenti di associazioni da tutta Italia che dedicano l'intera giornata alla manovra economica che verrà, se qualcuno mi dice che quello di cui abbiamo parlato è una barzelletta perché tanto soldi non ce ne sono. Questo lo vediamo da qui a breve, non è che occorrano mesi e mesi per capirlo. Anche prima. Buon lavoro.